Buongiorno a tutti e benvenuti al regionale TG del Friuli Venezia Giulia, un TG all'insegna del palinsesto di Adriano Giordes Erudo Testa Radio. Andiamo a parlare della nostra regione Friuli Venezia Giulia, soprattutto notizie successe in questo weekend scorso, ultimo di ottobre, e andiamo a vedere le prime notizie. Beh, andiamo proprio a vedere. Terza corsia A4 chiuso per 3 notti il nodo di Palmanova. Cioè, il nodo di Palmanova è l'insegna tra l'entrata della A4 con A23 e A23 con A4, cioè l'entrata nell'entrata tra Venezia Trieste Venezia e Venezia Trieste è chiusa per entrare dentro a Udine, verso Udine, cioè Treviso Udine, nella A23 tra Palmanova e Tarvisio, e quindi bisogna fare il giro, uscire per Palmanova e rientrare a Palmanova sulla direzione verso di Venezia e dopo entrare nella 23, perché ci sarà un cavalcavia dove dimostrare di essere buttato giù e fare spazio allo svincolo che per entrare nella 23. Ecco. Altra notizia è quella della terra che ancora trema nel primo mese di Giulia, la magnitudo è di 2,3. Stamattina alle ore 5:48 nella provincia di Udine a Cavalso Carnico e anche ieri sera, quindi è uno sciame sismico che dovrebbe finire, dicono i sismologi. La Ronchi invece è fresatrice distrutta dal fuoco nel cantiere della terza corsia. Uno ha messa in moto per lavorarci con la fresatrice e invece ha dovuto scappare subito perché aveva preso fuoco proprio la fessatrice appena messa in moto. Pensate voi. Palmanova ancora invece il nuovo alloggio della CRI, della Croce Rossa Italiana, ha già i primi ospiti, 7 ragazzi afghani. È già un anno della catastrofe che c'è stata un anno dopo la tempesta, la Baia, dove tenacia, lavoro duro e processi la rinascita della montagna. L'indagine Pordenone fra la città più green è la prima in Friuli. La truppa degli ospizi, il PM dice così, Plassoni, ritoccava anche le ore di fisioterapia per ottenere i rimborsi regionali. Invece una bellissima cosa è quella del matrimonio dell'imprenditrice e il pilota delle frecce, le nozze tricolori di Anna Mareschi Danieli e altri mazzocolli. Andiamo invece a vedere altre belle notizie. È questa, quella del 1 Giulia, comuni nel caos, manutenzione pagate a peso d'oro e ditte senza lavoro. Pensate un po' voi. Altra notizia ancora: ecco l'uomo che combatte la sordità da mezzo secolo in 1 Giulia e Veneto, ed è l'immancabile pugile. Benvenuti. Altra notizia è quella dell'emergenza, un male oscuro uccide le olive, quasi azzerato il raccolto in Friuli. Invece tragedia in Brugnera, spranato dai cani, ipotesi d'omicidio colposo. Invece a Tolmezzo, plastica a fuoco, marito e moglie intossicati, finiscono in ospedale. Lavoro, crisi d'acciaio e calo dei prezzi, casa integrazione in arrivo all'ABS. È morto l'architetto Italo Giorgio Rapin e firmò progetti in tutto il Friuli Venezia Giulia. Invece andiamo a vedere le notizie più approfondite integranti nella nostra regione. Auto in provenienza illecita, la polizia aumenta i controlli contro le truffe. Gli organizzatori criminali mettono sul mercato veicoli in provenienza illecita, dandone i dati identificabili
estivi e altrettandone i documenti di circolazione. Come dicevo, la scossa del terremoto nell'Alba, il Centro Ricerche Sismologiche ha registrato un'ulteriore scossa stamani nell'epicentro e a Cavazzo Nuovo. Andiamo invece a vedere la città più green d'Italia. Udine scivola in basso di 6 posizioni rispetto alla graduatoria precedente. Il laboratorio del Sole 24 Ore e l'Agambiente, la città scende al 18° posto assoluto. Il dato più convincente è quello sulla dispersione della rete idrica, penalizzando però le troppe auto e le poche isole pedonali e la troppa acqua consumata pro capite. Io, se devo dirla tutta, come è la faccenda? Genericamente mi dispiace dirlo, ma sono un po' contro perché uno, come una città come Udine, trafficata solo nei momenti più clou, cioè più centrali della giornata, cioè mattina, pomeriggio e cioè pomeriggio sera, cioè quando si va al lavoro e si torna al lavoro. Secondo, è impossibile andare in giro senza auto, posso dire la verità, perché se tu devi portare qualcuno da una parte all'altra di Udine, dove vai? Come fai? Devi portarti la bicicletta di continuo? E poi voglio vedere io al posto loro cosa farebbero. In senso, troppe auto? E che fai il giro di Udine a piedi? Combini? Riesci a trovare isole pedonali? Ci sono poche isole pedonali, ma per quale motivo? Chiediti perché? Cioè, queste statistiche non mi piacciono molto, a dire la verità. Altre notizie invece violento incidente nella notte a San Daniele, tre feriti, violentissimo l'impatto tra un pick-up e una vettura, ancora da accertare la dinamica del sinistro. Altre notizie ancora, sbanda con l'auto a casa di un pneumatico esploso, investe un cinquantenne. È successo nella tarda mattinata di ieri a Moimacco, con anziane in condizioni critiche. È successo che è scoppiata la gomma, cioè la ruota dove la gomma che girava intorno alla ruota, quindi la ruota della macchina è esplosa, forse sicuramente per una bucata della gomma, e quindi il signore che stava cercando di frenare era un po' impossibile perché l'effetto del tuono che ha avuto l'esplosione che ha avuto d'aria del pneumatico ha fatto perdere il controllo dell'auto e, ahimè, è andato contro un muro e soprattutto anche andato contro un povero anziano che in questo momento è in condizioni critiche, che è in ospedale di Udine. Invece, l'altra notizia è quella della cronaca picchiata la compagna per strada, fermata da due passanti che intervengono per allontanare l'uomo. Uno dei due cittadini viene colpito da un pugno in faccia e rimedia 3 punti di sutura nell'arcata sopraccigliare, e l'altro è fortunatamente illeso. Chiaramente lì sono intervenute le forze dell'ordine dopo, prima che, cioè, dopo quello che è successo. Andiamo invece a cercare e a dirvi il tempo del nostro meteo Friuli Venezia Giulia, perché ci sono delle novità, soprattutto una situazione generale, cioè un fronte freddo che scende dal nord Europa e martedì interesserà la nostra regione, in seguito offrirà aria più fredda e prossimamente più secca. Andiamo proprio a vedere il tempo per domani. Martedì 29 ottobre si prevede che ci sarà un cielo coperto con piogge in genere deboli o moderate, probabilmente più abbondanti verso la costa, dove si farà buona moderata al mattino e si scontrerà nel pomeriggio.
temperature massime in diminuzione e gel termico in calo a 2000 metri circa nella notte, quando la bora sulla costa potrà essere forte. Le temperature in pianura si prevedranno intorno ai 12-14 gradi in pianura in costa e da 14-16 gradi dei massimi in pianura e in costa. In 1000 metri 8 gradi, 2 metri 2 gradi la media. Vediamo il tempo per dopo domani, mercoledì 30 ottobre. Sarà un cielo da variabile a nuvoloso con bora moderata in pianura sostenuta sulla costa. Possibile qualche debole precipitazione sulle probabilmente sui monti, con quota neve attorno ai 1000 metri circa. In serata maggiori rassegnamenti e temperature in decisamente calo in pianura. Le temperature in pianura e in costa saranno intorno ai minimi da 7-10 gradi e per noi in costa le massime intorno ai 13-15 gradi. I 1000 metri 2 gradi, 2 metri 0 gradi la media. Andiamo a vedere il tempo per giovedì. La tendenza di giovedì 31 ottobre sarà un cielo in genere poco nuvoloso con buona moderata in pianura sostenuta sulla costa. Maggiore nuvolosità probabilmente al mattino su Trevisiano e Prealpi cariche. Le temperature in pianura saranno intorno ai 3 e 6 gradi le minime, le costa le minime a 7-10 gradi. In pianura in costa le massime intorno ai 12-15 gradi, i 1000 metri 1 grado, 2 metri 2 gra 0 gradi la media. Infine la tendenza per venerdì 1 novembre, giornata di tutti i santi, saranno da cielo variabile con bora moderata sulla costa. Le temperature in pianura saranno intorno ai 3 e 6 gradi le minime in pianura e in costa invece minime a 7-10 gradi. I 1000 metri e 5 massime in pianura in costa saranno intorno ai 13-15 gradi. I 1000 metri chiaramente saranno intorno ai 3 e in 2000 metri 2 gradi la media. Io vi ringrazio per l'ascolto, consultate sempre sulle applicazioni e il meteo che vedrete su internet e non solo, consultate sempre il tempo. Grazie a tutti voi da Agiovardini Adest e Radio 1 e Star Radio. Grazie a tutti voi e mi raccomando, da Agiovardini Adest e Radio 1 Star Radio. Ciao a tutti!